Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la dipartita del nostro amico Matty, mentre oggi invece il blues di Stillwater. Hello, love. You think taking down Miller was too easy? You call that easy? I'm just saying, you made it out in one piece. You sure this ain't about Kinsey? What? No, why would it be? Little obvious you don't like us, Shondi. Shondi? Shondi, you there? Let me go! Shit. Shondi. Perfetto, qualcuno ha preso Shondi. Vediamo allora chi è stato. My name is Cyrus. Pierce. Think we have a problem. How so? Shondi's been taken. Taken? Taken how? Don't know. Was on the phone with her when I heard a struggle and someone else picked up her phone. In realtà non ho sentito nulla, però. Sounded military. Sounded like Stag. So what's the plan? Head to image as designed. I have an idea. Is it any good? Ha un'idea. Bolt count? With you? No. Ovviamente. Ed eccoci arrivati dal chirurgo plastico. Che tra l'altro non ho acquistato, quindi appena abbiamo $5,000 andiamo a prendercelo. We can't go marching onto Stag's aircraft carrier. Why not? I'll look just like Cyrus, all I got to have is a fucked attitude. What happens when you're on board? I walk in with my prisoners, they take me to the cell block, I grab Shondi and we leave. È una bella idea. Prisoners? Ma scusami, quella è la dottoressa. I'm bringing you in. Oh, hell no! Showtime. Questo stronzo! Viola comunque è sempre più esterefatta di quello che succede, veramente. Lo ripeto, è bello questo Cyrus che hanno fatto, ma non è il Cyrus originale. Smetti di usare la logica. Eh beh, cioè, scusami allora. Scusami se voglio solo stare tranquillo. Mind your manners. I am your superior officer. I should slap that face right off you. You want to swim back? This isn't giving me any confidence. Poverina, Viola sta continuamente ripensando, ma ha fatto la scelta giusta. You know how often this guy gets on camera? I'm just saying. I'm sure, all right? That's all I wanted. Tra l'altro ora dobbiamo fare attenzione a come guidiamo, perché se becchiamo anche un singolo oggetto poi ci scoprono. Dobbiamo anche fermarci agli stop. Attenzione a non investire nessuno. Ah! Attenzione. Quando le curve le prendi troppo larghe e i nemici vanno troppo lenti. Ecco qua, con calma. Finché ci abbiamo sto qua davanti, dobbiamo andare molto più lenti del normale. Ecco qua. Qui non dobbiamo fare attenzione a tutto, perché veramente ti scoprono per il niente. E ora, voi due, prigionieri, salite a bordo, cazzo. Tra l'altro nessuno sospetterà mai del prigioniero che è salito come secondo pilota, eh. No, nessuno sospetterà nulla. You should keep the face when you're done with it. Are you serious? Cyrus is very powerful and statuesque. Questo è vero. You complained about a costume, and now you want the boss to run around with Cyrus's face? It was just a suggestion. Don't get all bent out of shape. Tra l'altro, a parer mio, questa è una delle missioni con più, tra virgolette, azione. Get the cuffs on, we're nearly there. This is a horrible idea. Just do it already. Look, oh, guarda, you may be cool with casa nostra. Handcuffs, but this motherfucker ain't down with that. What's that supposed to mean? Well, you know. You ran a prostitution ring. So clearly I'm into kink. You carry a gun. Does that mean you like to be shot? Ah, beh, certo. No. So how about we stop being a judgmental man child? Okay. Brava Viola, hai fatto stare Pierce un po' al suo posto. Ok. Comunque l'ha detto molto come quel meme di quello che dice ok. Next time you get to be the fucking prisoner. Ta zitto. Welcome back, sir. What's up? I need you to sign off on some prototypes I've been working on. Thanks for the offer, you. But I want to process these two ASAP. Ci pensiamo noi, capo. I can take these two down to detention for you, sir. Thanks. What the fuck, man? Don't you look at the commander.
E non ci posso fare niente. This way, sir. Lead on. Dai però, muoviti. So, how do you like Steelport? It's disgusting. I hear you. I'm more of a Stillwater bloke myself. Bloke? Oh, I picked up that when I was stationed in Britain. Sir, I'm familiar with your jacket. You were never stationed in the UK. Sure I was. Oh. I probably said too much. Let's not talk about this ever again. I understand, sir. Fatti cazzi tuoi. Sir, R&D has sent a prototype for a new vehicle. A jet-propelled cycle. You shitting me? Sir? It's not like that shit they usually give me, is it? No, sir. It is top quality. But also... Perfetto. They have some improvements to our tank's weaponry. Should pack more firepower. Splendid. And there's also portable satchel charges for the troops. Once we get to R&D, I'll need you to sign off on two projects. Looking forward to it. Quindi otterremo due oggetti, che sono o due veicoli o una bella arma. Interessante. Eccoli lì a schermo, tra l'altro. Ed ecco qui i modelli 3D. Oh, guarda il supercomputer che abbiamo rubato. Prototipo Stag. La moto Stag, le cariche esplosive e il blindato Stag V2. Per quanto comunque questa è bella da avere, ce l'abbiamo già. Io prenderei le cariche esplosive e il blindato anche se non lo usiamo. Sì, dai, va bene così. Mi dispiace per la moto perché mi piace, però il blindato è molto più potente. Keith, I'm on my way back to the Pomodoro to interrogate the prisoner. Make sure no one else has access to it. So that's your name. E invece ti dico di no. Ottimo tentativo. All soldiers in the R&D are to shoot Commander Temple on sight. He is a saint in disguise. I repeat, shoot Commander Temple in R&D. Sparate al comandante, sparate al comandante. Madonna mia, trapassare le armature così è semplice però, eh. Ecco fatto. Allora, calmi tutti. Perfetto. Cambiamo arma. Proseguiamo. Forza, volete uccidermi? Venite a prendermi. Aia, che male. Aspetta. Sali sul carro armato. Così la facciamo finita in modo più semplice. Ma ancora vivo sei? Com'è possibile? Ecco fatto. Oh, e finalmente andati. Ci siamo liberati di tutti con il minimo sforzo assoluto. Aspetta. Beccati questa. Dammi lo scudo. Ecco qua, perfetto. Ci teniamo lo scudo che non si sa mai. Madonna, è volato via attraverso lo scudo. Coraggio. Perfetto, siamo già arrivati. Oi, oi, calmi tutti. Allora, ma che palle quando mi colpite da sopra, che non vi posso neanche vedere. Allora, chi è questo?
È Pierce, ok. Boss? About time. Intanto ricarichiamo. Ok, non mi sembra ci sia nessun altro qui. Can we leave yet? Questa è Viola. E infine ecco la nostra amica Shondi. Shondi, sei libera. What do you want now? I'm not saying a damn thing. Shondi, it's me, Pierce. Viola and I came to get you out. Thank God it's you. We gotta get you home. Stai di merda. We have to find a way off this thing. We could blow it up first. Right mine. Where to? Reactor control room. Heard the guards talking about how dangerous it was. Ok, allora andiamo e distruggiamo tutto. Non vedo. Non vedo. Ecco fatto. Prendete tutto quello che vi serve e andiamocene. Ok, that was impressive. Anche questo è stato impressionante, vero? Da chiunque abbia il mio aspetto è un impostore. Ecco fatto. Spacco la faccia. Che tra l'altro non so se ho il loro fucile a pompa io. E non mi ricordo se più avanti si può comunque comprare o no. Non mi ricordo se più... Allora, non mi ricordo se l'ho preso e non mi ricordo se si può comprare. Cazzo, è ovvio che non lo so. Ok, qua dovremmo essere un attimo al sicuro. Ok, dovrebbe essere morto. Perfetto. Ok, 3, 2, 1. Via. Via da qui. Abbiamo 3 minuti. Non sono tanti, eh. Non quando tutto esplode almeno. Scappate, salvatevi la vita. Aia, che male! Aia, basta! Madonna! Che male incredibile, direttamente sulle scale. Ma salvatevi la vita! Che cosa rimanete fermi qua? Forza, tutti con me! Di qui! Che tanto i primi esplodono sempre! Come se non lo sapessi! Aspetta! Ecco fatto! Giusto per simpatia questo l'abbiamo ucciso! La scena qua in cui si fa il selfie è bellissima comunque. This one's going in the book. We might have overdone. Dov'è Pierce? Now we can focus on. Lì doveva esserci Pierce che ci rispondeva. We just blew up an aircraft carrier. What else could they throw? Manca Pierce. In quel pezzo dovrebbe esserci Pierce che ce lo dice queste cose. Era invisibile. Legge marziale, eh? Beh, dopo il casino che abbiamo fatto, ci credo anch'io.
You knew it would come to martial law, didn't you? I knew the Saints. How did Mayor Reynolds react? Non sono cacchi miei. They all will. Keep me updated, Commander. Of course, ma'am. Sir, the commandos are en route. We'll have the whole city locked down in 72 hours. Outstanding. Thank you, Kia. Sir? Permission to speak freely? It's about damn time we took off the kid gloves. Two little words, Kia. Shock and awe. Il mio nome è Cyrus. Bella però, allora, il volto che gli hanno fatto è bello, lo ripeto. Non è Cyrus, però è bello. Cioè, proprio si vede che è un volto molto serio. Le cariche esplosive, il tank. Tank che probabilmente non useremo mai a discapito della moto volante. Però già ce l'abbiamo. Sforzo titanico, la miseria. Vediamo se ci sono dei soldi. 61.000 dollari, perfetto. Direi allora di usarli per potenziarci ancora un po' le armi. A noi non ci servono i veicoli della Stag, noi abbiamo quelli della Ultor. Il problema adesso è proprio andare in giro, visto che dove ti giri, c'è la Stag. Allora, potenziamo un po' le nostre armi. Ti direi, potenziamo il lanciarazzi prima. Ecco, fatto così ce lo togliamo già di mano. Ci rimangono 33.000 dollari. Per 36 riusciamo a potenziare questo. Dannazione, per poco. Allora potenziamo neanche questo, perché ci servono anche qui 36.000 dollari. E niente, cosa potenziamo? E niente, potenziamo allora... Aspetta, avevo potenziato le granate? No, ecco, potenziamo prima le granate. Potenziamo allora anche gli altri esplosivi, giusto per. E questi 6.000 dollari ce li teniamo per le munizioni. E allora al prossimo carico di soldi. Non esco subito perché sennò mi attaccano tutti. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.